La Regione Toscana continua a investire sulle cooperative di comunità, le realtà animate spesso da giovani che stanno rivitalizzando economicamente e socialmente i borghi dei territori più svantaggiati. Le cooperative sono nate nel 2005 con la legge 73 che ha messo a disposizione risorse con l'obiettivo di conservare la presenza delle comunità nelle aree a rischio spopolamento della Regione. Adesso, dopo l'apertura di un secondo bando a cui è possibile iscriversi fino al 28 febbraio 2020, per cui sono stati messi a disposizione 740.000 euro, è stato firmato anche un protocollo per fare rete tra Regione, ANCI, Confcooperative, cooperative di comunità e comuni. Ognuna è più forte se si tengono tutte insieme, per cui abbiamo deciso di firmare questo protocollo. La Regione metterà a disposizione una serie di cose, una serie di impegni. Tra queste, insieme ad ANCI, cureremo la formazione del personale delle operative di comunità, insieme anche alle centrali cooperative. Faremo un desk dentro la Regione che fornisca informazioni dirette anche di accesso ai finanziamenti regionali per lo sviluppo dell'attività di queste cooperative. Abbiamo fatto un sito che sarà da un lato una promozione delle attività delle cooperative stesse, ma anche dall'altro un luogo in cui le cooperative si possono rivolgere in via telematica per risolvere le loro problematiche. Quelle di comunità sono cooperative speciali di cui fanno parte tutti gli abitanti o quasi di un borgo. La più famosa in Toscana è quella del Teatro Povero di Montichiello, paese del Senese colpito dalla crisi della mezzadria all'inizio degli anni 70 e che da allora ha scelto di aggregarsi intorno a un'idea di teatro di piazza che costituisce oggi un'economia importante per i residenti. C'è chi punta al turismo sostenibile o alla valorizzazione dell'ambiente o dei beni culturali del territorio. C'è chi pensa all'agricoltura, alla pesca o alla promozione delle eccellenze enogastronomiche. Si creano così occasioni di lavoro o si mettono insieme attività economiche che da sole non avrebbero la forza per andare avanti.